Buonasera a tutti, sono il giornalista Ferdinando Capicotto di Catanzaro e oggi vorrei commentare con voi la partita da poco conclusa al Granillo fra Regina e Catanzaro. Partita finita 1-0 per gli Amaranto, grazie al gol realizzato al quarto d'ora del secondo tempo dal difensore Kosnic. Era una partita molto importante, uno scontro salvezza, praticamente quasi una sorta di pre-playout. Con la Regina che si presentava con 3 punti di vantaggio rispetto al Catanzaro e con lo scontro diretto dell'andata finito 1-1 al Ceravolo. Chiaramente una vittoria della Regina avrebbe proiettato gli Amaranto in una zona più serena. Oddio, non è che la Regina sia salva con questa vittoria, però chiaramente è una vittoria molto importante anche perché si porta a 6 punti dal Catanzaro e non solo con gli scontri diretti a favore, quindi come se i punti fossero 7. E il Catanzaro dalla sua si era presentato quasi dichiarando guerra agli Amaranto. Erra aveva affermato in conferenza stampa che sarebbe stata la gara più importante della stagione. Purtroppo per l'ennesima volta le dichiarazioni non seguono i fatti. Il Catanzaro ha praticamente giocato credo 45 minuti. Solamente il primo tempo, il secondo tempo è sceso in campo la stessa squadra blanda e senza voglia di Taranto, una squadra che ha faticato terribilmente e il gol è arrivato forse nel momento in cui il Catanzaro veramente ci stava capendo ben poco della Regina, nonostante ancora una volta le Aquile perdano con un solo tiro nello specchio della porta praticamente perché la Regina non aveva costruito niente, così come non aveva costruito niente di che il Catanzaro. Era una partita così come quelle magari di Taranto, di Melfi, avviate comunque sullo 0-0, e invece purtroppo l'episodio ancora una volta condanna il Catanzaro, che così come è avvenuto contro per esempio il Taranto, non è stato in grado di reagire. Anzi, praticamente il Catanzaro non ha costruito niente nel secondo tempo. Tranne questo episodio della traversa di Esposito, il replay proposto da Sporttube sembrerebbe confermare che la palla era entrata dentro, però non è certo al 100%, dovrebbe al 99,9% essere entrata dentro la palla. L'arbitro ha lasciato proseguire il gioco. Ora che si tratti di Regina Catanzaro o si tratti di qualsiasi altra partita, purtroppo bisogna tenere conto che il calcio va reso moderno con le tecnologie a disposizione. Quando magari negli altri campionati o in Serie A c'è la moviola in campo per quanto riguarda la goal line technology, sarebbe il caso di apportarla anche in Lega Pro perché di fatto la partita è stata decisa dalla mancata moviola in campo. Non è un alibi in favore del Catanzaro, anzi, il Catanzaro ha giocato un discreto primo tempo, ma uno dei peggiori secondi tempi, così come quelli, ripeto, di Taranto o Melfi. Purtroppo per il Catanzaro ultimamente sta giocando le partite quasi in inferiorità numerica perché c'è qualche giocatore che purtroppo troppo nervoso, troppo lontano dal campo con la testa e purtroppo per l'ennesima volta per il Catanzaro si ripete il caso Giovinco di un giocatore che è il capocannoniere della squadra con 9 gol però tutti realizzati in casa e nessuno realizzato in trasferta, tanto che Mister Erra, così come è avvenuto in altre gare, lo ha tolto praticamente al quarto d'ora del secondo tempo. Non ha inserito Gomez per Giovinco subito dopo il gol della Regina perché lo aveva già in programma il tecnico questo cambio. Su Gomez e sugli altri giocatori acquistati a gennaio ci arriverò fra poco, perché il Catanzaro ha subito per l'ennesima volta gol in trasferta nel secondo tempo. Se non erro, sono ormai 31 i gol subiti su 45 nel secondo tempo. È chiaro che sono due partite, non una partita sola, e non si può pensare di giocare a pallone solamente 45 minuti. Ora viene veramente il proverbio che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, e il gioco si fa duro nel secondo tempo, quando le energie cominciano a mancare, e per l'ennesima volta il Catanzaro
ha subito l'episodio contro nella ripresa. Nella fattispecie al 61esimo, poco dopo il quarto d'ora, nel quarto d'ora, insomma, dove il Catanzaro non aveva subito poi troppi gol rispetto al primo o all'ultimo quarto d'ora del secondo tempo. Però i numeri sono numeri che non è che lasciano il tempo che trovano, sono numeri che fanno riflettere, così come fa riflettere per l'ennesima volta che il Catanzaro non ha segnato in trasferta, è la decima volta che i giallorossi non riescono a segnare fuori casa. In tutto sono 15 le volte che il Catanzaro ha concluso senza gol, mentre sono pochissime le volte che il Catanzaro ha concluso con la porta inviolata. Praticamente capita sempre che il Catanzaro il gol prima o poi lo prenda, e purtroppo non sempre lo fa. E questa forse è la fotografia di una stagione. Praticamente ora la situazione è gravissima, i playout sono praticamente a portata di mano. Forse per evitarli bisognerebbe fare 12 punti nelle prossime 4 partite, e questa squadra non credo abbia, cioè ha la possibilità di farli, perché non è che si affrontino squadre di questa grandissima caratura. Però bisogna tenere conto che è una squadra che non ha mai fatto 3 vittorie di fila in campionato. Immaginiamoci farne 4 nelle ultime 4 partite, non credo avverrà. Quindi bisognerebbe cominciare veramente a concentrarsi non solo nei playout, quanto ad evitare l'ultimo posto, perché comunque non è detto che il Catanzaro sia così salvo dall'ultimo posto, anche se quella sarebbe una grandissima beffa. Vorrei concludere con il fatto che a 4 partite dalla fine, e se il Catanzaro è così, bisognerebbe trovare veramente ora un colpevole. Il colpevole è la società. Fino ad ora della società non avevo mai parlato. Purtroppo la società è stata, non voglio usare termini forti, però è stata incompetente. Forse il termine più gentile che mi potrebbe venire in mente, perché scelte sciagurate dalla prima fino all'ultima, cambi di allenatore senza alcunissimo senso. Levare Erra a 15 giorni all'inizio del campionato, affidare la panchina a Spader, che con tutto l'augurio che gli si possa fare, non è un allenatore di prima squadra. Perdi il derby con il Cosenza, affidi la panchina a un pluriesonerato quale Somma. Levi Somma perché ti rendi conto che non è in grado, e perdi derby con la squadra, e inserisci Zavettieri, lì potevi tranquillamente inserire Erra nuovamente, perché hai solamente perso tempo. E non solo questo, l'altro dato è che Catanzaro a gennaio chiedeva dei rinforzi, e al di là di Sirri e Mancosu non è stato prodotto praticamente niente dal mercato di gennaio. Si chiedeva una punta a tutti i costi in grado di realizzare gol a ripetizione. Sarà o segna, ma segna una volta ogni tanto, non è un giocatore che segna con continuità. E si prende Guido Gomez, purtroppo la carriera parla per lui. Non è chiaramente un giocatore che pot si poteva pensare che potesse salvare il Catanzaro. Quindi purtroppo io leggo veramente una società masochista, una società incompetente, affidando poi il mercato a Preiti, che ha un direttore sportivo che si è rivelato inadeguato, perché purtroppo i numeri parlano per lui. Non sono accuse, non sono dichiarazioni personali, ma sono dati di fatto. Se il Catanzaro sta così, è solamente colpa della società, e veramente quest'anno si sta rischiando la Serie D mai come quest'anno, perché l'anno scorso almeno si aveva una squadra che lottava con grinta. Invece quest'anno c'è una squadra che lotta, ma quando gli pare, quando le pare, quando non si sa, perché si fanno partite importanti contro Foggia e Catania, poi si va a Reggio e nel secondo tempo si cade nuovamente nel Taranto, nel Melfi, in quelle parti dove il Catanzaro non c'era. Comunque mancano ancora 4 partite, la società ora si dovrebbe veramente mettere la mano sulla coscienza e venire fuori dichiarando di essere stata veramente incompetente. Non so quali provvedimenti bisognerebbe prendere, però se si fosse in grado veramente di capire quelle che sono state le proprie scelte, bisognerebbe veramente avere coraggio e venire fuori, ammettere che non si è capito veramente nulla dall'inizio alla fine. Per questa parte è tutto, mi sono dilungato un po' troppo rispetto alle scorse volte. Vi auguro una buona fine di domenica, e vi do appuntamento alla prossima partita, Catanzaro-Siracusa, che si dovrebbe giocare
sabato di Pasqua alle ore 14:30.